La crisi di governo entra nel vivo con quattro scenari all'orizzonte. La prosecuzione del patto tra Lega e Movimento 5 Stelle, il ritorno alle urne in autunno, un governo di scopo per gestire la legge di bilancio oppure la nascita di una nuova maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, PD, Libere e Uguali, forza politica tramontata come partito ma rimasta come gruppo parlamentare e gruppo autonomista composto da SVP, PAT e Union Valdôtaine. Proprio quest'ultima ipotesi è la più dibattuta negli ultimi giorni. La Lega preferirebbe le urne o un rilancio dell'attuale maggioranza. Rigettata invece l'ipotesi di un ritorno del PD al governo. Sarebbe un'alleanza completamente innaturale tra forze che si sono sempre lottate l'una contro l'altra con programmi diversi. Evidentemente l'unico collante per questa nuova alleanza sarebbe restare incollati alle poltrone. È una schifezza da tutti i punti di vista e non aggiungo altro, dopo vediamo un po' quello che succede, perché ogni ora qua se ne sentono di tutti i colori, quindi io rimarrei cauto e aspettiamo i prossimi giorni per vedere quello che succede. Per quanto riguarda il PD invece ci sono posizioni diverse all'interno del partito. L'onorevole Roger De Menec la pensa così. Ci sono mille possibilità, credo che da qui a martedì nessuno sa cosa potrà succedere. Sicuro c'è una cosa, che la irresponsabilità di Salvini e della Lega di mandare in crisi il governo così vicini al momento della legge di bilancio rischia di far aumentare l'IVA ai cittadini italiani. Bisogna mettere i paletti ben chiari rispetto di chi è la colpa di questa crisi e di questo momento di grande difficoltà, e dall'altra bisogna mettere insieme le persone di buona volontà.